Allora, stavamo un po' narrando la estemporanea di oggi e troviamo Riccardo e Alessandro che non sono esattamente della Basilicata, non sono esattamente di Lauria, ma vengono da qualche chilometro un po' più sopra, vero? Sì, no, noi siamo partiti un paio di giorni fa dal Trentino, da Riva del Garda. Adesso, dopo aver fatto la prima tappa Maratea Trecchina, non so bene, Trecchina, Trecchina, ok. ci troviamo adesso qua a Lauria e il nostro percorso prevede di arrivare fino alla costa Ionica, quindi. Quindi verso Policoro Noi Metaponto. vogliamo emulare il grande maestro Rocco, Ah, Papaleo, sì. Quindi se. che speriamo di incontrare, tra Sì, l'altro. vorremmo incontrarlo, certo, sì. Cioè, giù al Rione Inferiore c'è la mamma, in piazza San Giacomo, dove c'è una chiesa molto grande. E Sì, la siamo ma passati. ah, ci siete perché la madre è molto disponibile, in più occasioni anche parla, però non so se c'è proprio lui in questi giorni. Quindi allora possiamo dire voi siete un po' i figli dell'onda lunga di Basilicata Noi Coast to siamo i Coast? figli illegittimi di Rocco, sì, possiamo affermarlo senza Ma problemi. ascolta, ma che effetto vi ha fatto quel film? Perché davvero insomma, c'è stata una percezione notevole, insomma, ecco, sicuramente della storia, ma probabilmente anche delle bellissime immagini. Ma certo, secondo me è stato un modo per scoprire il vostro territorio bellissimo che secondo noi, anche vedendolo adesso di prima persona, è un po' trascurato anche dai media nazionali. E quindi è stato un modo veramente per scoprire anche la possibilità di poter fare una cosa del genere in un posto così, che magari in altre regioni non è così semplice da realizzare. Ecco, ci dite perché è molto interessante poter analizzare il nostro territorio con i vostri occhi, perché i vostri occhi sono poco allenati, no? E quindi riescono a cogliere aspetti che magari per noi sono scontati. Ci dite una cosa bella e una cosa brutta, perché insomma non dobbiamo fare la cartolina patinata, no? Diciamo una cosa positiva, ma diciamo anche una cosa negativa. Positiva è facile, o no? Se mi Positiva. leggi nel pensiero, è l'ospitalità vostra, che è L'ospitalità. qualcosa veramente che ci tocca nel cuore. Noi siamo veramente colpiti perché da noi siamo un po' più freddi, ecco, si è gentili lo stesso, però in maniera un po' più distaccata. Invece a noi piace tanto il vostro modo di Siamo fare. trovati più volte ad essere aiutati dalle persone ospitanti a farci dare indicazioni. E nonostante appunto noi siamo venuti qui con un biglietto per l'andata, ma neanche un biglietto per il ritorno. Quindi vogliamo viverla fino in fondo e arrivare fino in fondo. La cosa negativa, no, no, non vi succede nulla, non vi preoccupate. Cosa negativa sono state le salite interminabili che abbiamo fatto per raggiungere i paesi. Poi quando si arriva su No, c'è da però assaporare. bisogna fare le salite per poi godersi al meglio, quindi per ora niente di negativo. E la vostra vita, magari quando sarete, presumo siete degli studenti ancora, Sì. ecco, quando sarete degli affermati professionisti, e vi facciamo tanti auguri in questo senso, ecco, ritornerete in Basilicata in questo lembo di area sud della Lucania, perché voi sapete questa regione ha questo doppio nome. Certo. Nel senso, cioè, Ci teniamo pensate di in pensiero, ritornare? ah, Beh, ma sicuramente. ok, sì. No, quello che stiamo facendo noi in questo momento, proprio per ricordare, per portare anche ai nostri coetanei su al nord, stiamo girando quasi tutto il percorso, Con videocamere, videocamere fotocamere, documentando, quindi stiamo esatto. testimoniando per poi realizzare anche noi il nostro piccolo Infatti, metraggio gran parte del ammatoriale. peso sulle nostre spalle è anche per strumentazione varia. Allora, noi vi salutiamo, non so, Latronico Lauria decidete voi, se vi troviamo questa sera vi potremo anche certamente ospitare, magari anche fare una piccola intervista, perché alla fine c'è uno spettacolo qui su questa gradinata e ce n'è un altro dove c'è la polenta, che abbiamo capito che insomma ecco, Facciamo da giudici per la polenta, se volete. Okay. All'altro rione, e vi consigliamo con la presidente dell'associazione Maria Bacchiglione quel posto, guardate nella ore 11, ore 12, c'è un colle davvero bello, è un po' una salitella, ma ve la consigliamo perché dominerete questa valle che si chiama Valle del Noce, perché c'è un fiume che la attraversa e si chiama appunto Noce. Auguri ragazzi, auguri e anche alla vostra terra, il Trentino è molto bello. Grazie. Grazie, saluti. Grazie, grazie.